Golfo di Policastro, si moltiplicano le iniziative di solidarietà per le popolazioni colpite dal terremoto in Emilia. Tribunale di Lago Negro, bilancio positivo sulla settimana di sciopero indetto dall'Ordine Forense. Post elezioni a Diamante, il volo ricorre al TAR, entro questa settimana la convocazione della prima udienza, Cavalcanti, errori ed anomalie anche per il sole e cambiamenti. Trasporti, possibile stop dei convogli regionali dal 2013, l'allarme lanciato da Ferrovie dello Stato. 12 giugno 2012, buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Rete 3. Edizione delle 19.45, apriamo con le notizie che riguardano il terremoto in Emilia. Si mobilitano le popolazioni del nostro territorio, dal Golfo di Policastro, gli aiuti per le popolazioni colpite dal sisma. Vediamo come si organizzano le associazioni nel servizio di Andrea Polizzo. Il Golfo di Policastro è solidale con l'Emilia. Sin dalle prime ore successive al primo violento terremoto del 20 maggio, molte le associazioni del territorio che si sono messe all'opera per aiutare le popolazioni colpite. Tra i primi a mettersi in moto il gruppo Lucano di Protezione Civile, partito alla volta dell'Emilia-Romagna con la colonna mobile Basilicata 1 per allestire un campo per 500 sfollati a Carpi, in provincia di Modena. Circa 110 volontari in azione e tra loro anche componenti delle sezioni del gruppo Lucano di Maratea e Tortora. In particolare i volontari tortoresi sono partiti sabato 9 giugno per dare supporto alle unità già impegnate nell'assistenza agli sfollati. Il campo in Emilia sarà più lungo del previsto, scrivono i volontari della sezione di Tortora sul loro profilo Facebook. La situazione di emergenza ha fatto sì che la nostra presenza sia necessaria almeno fino ad ottobre. Dateci tutti una mano, il loro appello, soprattutto a livello morale. E invece di queste ore la raccolta di beni alimentari partita dai Falchi del Pollino, associazione di protezione civile di Santa Domenica Talao. Siamo partiti solo da qualche giorno, spiega il coordinatore Franco Mastroti, ma contiamo molto sullo spirito di solidarietà dei cittadini, oltre che dell'adesione all'iniziativa di associazioni dei comuni limitrofi come SOS Praia. Da Sapri, infine, prosegue l'iniziativa di acquisto solidale delle forme di parmigiano reggiano dalle aziende danneggiate dal sisma. Dalla locale sede di Confcommercio riferiscono di 27 adesioni al gruppo di acquisto, oltre a diverse associazioni che, per il tramite dell'organismo di rappresentanza delle imprese, sono state messe in contatto diretto con i produttori in difficoltà. E continuano gli aiuti alle popolazioni terremotate dalla parte della Basilicata. In questa settimana altri 70 volontari partiranno alla volta di Carpi in provincia di Modena per gestire 9 centri, di cui 5 per persone fragili, che accolgono oltre 400 persone. I 70 volontari appartenenti a diverse associazioni di volontariato presenti nella regione si affiancheranno ai 40 appartenenti al gruppo Lucano che gestiscono il campo tenda di Piazzale delle Piscine a Carpi, in cui sono accolte circa 500 persone. In totale sono circa 110 i volontari messi a disposizione dall'intero sistema regionale di protezione civile che si alternano in turni settimanali. Sempre dalla Basilicata, la Regione taglia il numero dei consorzi di bonifica, si passa dai 3 attualmente esistenti ad un unico ente con contestuale riduzione di organi e componenti per i quali è previsto un ampliamento operativo delle competenze. La proposta di riforma della legge sui consorzi e le attività di bonifica, la 33 del 2001, è stata licenziata questa mattina dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore ad agricoltura e sviluppo rurale Rosa Mastro Simone. Nell'ambito del più generale processo di riforma della governance degli enti agricoli si estende così alle funzioni di manutenzione produttiva, alle opere di difesa del suolo e alla manutenzione del reticolo idrografico e allarga l'area di interesse a tutto il territorio rispetto alle precedenti previsioni che la limitavano solo alle aree rurali. Quanto alla configurazione, il nuovo consorzio unico sarà più azienda e meno ente rispetto ai 3 precedenti. In questo spirito vengono rafforzate le competenze del direttore generale e anche il modello di controllo si allinea alle nuove previsioni in termini di collegio dei revisori dei conti, con un organismo composto dal presidente e da 2 componenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il testo della legge passerà adesso al Consiglio regionale. Torniamo a parlare del Tribunale di Lago Negro. È terminata la settimana di sciopero indetta dall'Ordine degli Avvocati del Presidio Giudiziario. Un bilancio positivo, quello che stila il Presidente Rosa Marino.
Una settimana proficua fin dal primo giorno di sciopero e il bilancio che Rosa Marino, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro, fa riguardo la settimana di manifestazioni e di astensione dalle udienze che si è conclusa oggi 12 giugno. Un giudizio positivo che si fonde con le prime indiscrezioni che arrivano dai parlamentari lucani a Roma e che dichiarerebbero salvo il Tribunale di Lago Negro. Da qualche giorno, infatti, la notizia rimbalza su molti quotidiani. Dal Corriere della Sera alla Nuova del Sud, la salvezza del foro Valnocino sarebbe cosa certa. Via Melfi, via Pissicci e anche Sala Consilina. È un anno, continua Marino, che combattiamo affinché il nostro foro non venga soppresso. Lo sciopero di questa settimana è stato l'apice di un lavoro certosino fatto a livello sia locale, sia regionale, sia nazionale. Il nostro obiettivo, continua, era sensibilizzare il Ministro della Giustizia, Paola Severino, alla causa del nostro territorio, facendo capire che la Basilicata è un'area difficile e che la maggior parte dei 36 comuni che ricadono sotto la giurisdizione di Lago Negro sono per lo più montani e dunque caratterizzati da collegamenti spesso insufficienti. Un sospiro di sollievo per gli avvocati del foro lucano. Lago Negro, infatti, secondo le indiscrezioni, dovrebbe assorbire il tribunale di Sala Consilina. Un duro colpo per l'avvocatura valdianese che, dopo la manifestazione di ieri, grida un fermo no alla fusione con la Basilicata. Si tratta di un'eventualità che tutti avevamo messo in conto, fa sapere Marino. Proprio per evitare che dal Ministero arrivasse la disposizione di chiudere entrambi i piccoli presidi giudiziari, il 27 maggio scorso, in accordo con Michele Marcone, presidente dell'Ordine di Sala, abbiamo firmato un documento che riguardava la proposta di accorpare i due tribunali nel caso in cui non si sarebbero potute salvare entrambe le strutture. Quindi da parte nostra, se dovesse palesarsi questa evenienza e venissimo fusi con Sala, saremmo comunque soddisfatti. L'Ordine Forense di Lago Negro comunque non ferma la sua attività. L'avvocatura infatti è in programma di riunirsi in assemblea giovedì 14 giugno. Valuteremo insieme la settimana appena trascorsa, conclude il presidente Marino. In ogni caso abbiamo intenzione di mantenere alta la guardia. Finora le varie indiscrezioni ci hanno tranquillizzati, ma non ci rilasseremo fino a che non vedremo la firma sul decreto. La cronaca adesso: è stato arrestato il quarantenne di Spezzano Albanese che una settimana fa aveva rapinato una donna di 70 anni. Era il 6 giugno quando due persone, dopo essersi introdotte nell'abitazione della donna, le sottraevano una catenina d'oro strappandola dal collo della stessa. Grazie all'identikit di uno dei due ladri fornito dalla donna, i carabinieri hanno avviato subito le indagini che hanno portato all'arresto del quarantenne di Spezzano Albanese, che risulta disoccupato. Sono ovviamente ancora attive le indagini per identificare il complice. E ci spostiamo adesso a Diamante, dove è ancora vivo il dibattito post-elettorale. Dopo la presentazione del ricorso della lista Il Volo, la lista ricusata al TAR, entro questa settimana si avrà la convocazione della prima udienza. Gli esclusi dalle amministrative di maggio nutrono buone speranze. Ci spiega tutto nel suo servizio Piera Ferraguto. C'è attesa Diamante per le sorti dell'amministrazione comunale appena riconfermata. La lista Il Volo, esclusa dalle elezioni di maggio, aveva annunciato battaglia e così è stato. Il 6 giugno scorso Caselle e i suoi hanno presentato ricorso al TAR. Entro questa settimana il Tribunale Amministrativo Calabrese potrebbe già fissare la data per la prima udienza e notificare alle parti coinvolte convocazione e ricorso. Dalla decisione del TAR, probabilmente entro la fine di luglio, dipende il futuro del Magorno bis. Non è esclusa infatti la possibilità che si torni alle urne o, altra ipotesi, il commissariamento temporaneo del comune. Intanto gli esclusi nutrono buone speranze. I presupposti necessari, spiega Fabio Cavalcanti, candidato della lista Il Volo, affinché il ricorso venga accolto, ci sono tutti. Dopo due mesi di lavoro, insieme al nostro legale, abbiamo riscontrato ben 6 problematiche che potrebbero invalidare le elezioni. Una vicenda particolarmente complicata e cavillosa. Una serie di errori ed anomalie, precisa ancora Cavalcanti, dalla composizione della commissione elettorale all'autentica delle firme dei candidati. Il presidente effettivo della sottocommissione di Scalea era assente il giorno in cui si decideva la nostra eliminazione e risulta anche che non abbia motivato con il legittimo impedimento.
Inoltre, la stessa commissione, riunitasi il 3 aprile, non raggiungeva il quorum funzionale pari a 5 componenti. Degli 11 membri nominati, sottolinea Cavalcanti, solo 3 potevano far parte della commissione. Gli altri 6 hanno tutti evidente incompatibilità che ne impedisce la partecipazione. Errori anche nella presentazione del Sole e di Cambiamenti. I 10 della lista di Pascale hanno firmato l'autentica per la candidatura il 2 aprile, ma il funzionario delegato le ha presentate il giorno dopo, doppia data quindi sugli atti. Inoltre pare che il funzionario delegato non abbia la qualifica necessaria per ricoprire questo ruolo. Problema simile per la lista Il Sole. L'ex consigliere Battista Maulicino ha firmato le autentiche dei suoi colleghi candidati, ma sembrerebbe che neanche lui avesse la delega per farlo. Elementi che potrebbero portare ad una ulteriore divisione nel gruppo di Magorno, già manifestata durante il primo consiglio comunale. Ridateci la sala comunale, a chiederlo il segretario del circolo del PD di San Gineto, Pietro Midaglia, che si scaglia contro il sindaco Michele Guardia, reo a suo dire di aver riunito il civico consesso in un locale non idoneo, ovvero la soffitta della sede comunale. Che fine ha fatto la vecchia sala al piano terra che rispondeva pienamente alle esigenze delle riunioni del Consiglio Comunale ed era molto utile per altre occasioni, si chiedono dal PD. Si trattava di occasioni di confronto democratico, iniziative sociali, culturali e ricreative. Perché il Comune non ne può più disporre? Chiede ancora Midaglia, che poi affonda. Se è stata concessa a qualcuno, vogliamo sapere per quale scopo e con quali vantaggi per la nostra collettività. Questa vicenda, sottolineano dal PD, è il simbolo del fallimento del primo anno di amministrazione della Giunta di Michele Guardia, che non ha prodotto nessun intervento di carattere strutturale, anzi si è caratterizzata per essere apparsa tra i comuni che non sono riusciti ad utilizzare nei tempi prestabiliti i fondi per la depurazione messi a disposizione dalla Regione Calabria. Parliamo ora di trasporti. Il possibile stop dei convogli regionali dal 2013 lancia l'allarme su tutta la regione. Purtroppo la notizia arriva da Ferrovie dello Stato. Ci spiega tutto Martino Ciano. Professione pendolare dal 2013, i disagi potrebbero aumentare, l'intero servizio regionale potrebbe fermarsi. La notizia giunge dai vertici di Ferrovie dello Stato a pochi giorni dall'annuncio dei nuovi potenziamenti estivi. Il rischio è concreto. Se non arrivano i fondi in bilancio, dicono da Ferrovie dello Stato, saremo costretti a tagliare il servizio. Il problema? I ricavi. In Italia sono troppo bassi. FS guadagnerebbe solo 10,8 centesimi a passeggero ogni chilometro percorso. Se lo stesso calcolo lo facciamo per il trasporto su gomma, i profitti sono maggiori, 17,2 centesimi a passeggero ogni chilometro percorso. Un avvertimento, quello di Ferrovie, che non è piaciuto alle associazioni di categoria e al governo centrale. Da un po' di tempo hanno risposto da Codacons e Federconsumatori, Ferrovie si è occupata solo dell'alta velocità, mentre i pendolari sono sempre stati confinati in treni simili a carri bestiame. Un allarme che soprattutto in Calabria e nell'Alto Tirreno Cosentino non è giunto inaspettato. Tagli al servizio, soppressioni improvvise dei convogli e ritardi hanno accompagnato quotidianamente fino a maggio studenti e lavoratori della linea Cosenza-Sapri. Se andiamo più a sud la situazione non migliora. Sibaritide e Costa Ionica della Calabria vivono nel completo isolamento. I tagli alle corse continueranno anche in estate. A ribadirlo il consigliere regionale e vice capogruppo dell'UDC Gianluca Gallo, primo firmatario in consiglio regionale di un ordine del giorno nel quale si richiede l'intervento del governo. Una vera boccata di ossigeno ci sarà solo quest'estate. Secondo il nuovo orario di Trenitalia entrato in vigore lo scorso 10 giugno, almeno le località turistiche calabresi saranno coperte da un servizio per lo più potenziato. I problemi torneranno in autunno e se lo stop dei convogli regionali dovesse realmente avvenire, bisognerà pensare a spostamenti più che alternativi. Un'ipotesi suggestiva, quella offerta dalla chiusura del servizio di Martino Ciano. Dopo i dati del rapporto ISPRA arrivano in tema di raccolta dei rifiuti quelli dell'ARPACAL. Quelli riferiti al 2010 consegnano al comune di Sellia, in provincia di Catanzaro, la palma di amministrazione più virtuosa per il rapporto tra tonnellate di rifiuti raccolti con il sistema della differenziata e di rifiuti urbani prodotti. Con il 71% di differenziata il comune di Sellia è appunto in testa. Bisogna ricordare che però ha poco più di 500 residenti, conferma dunque
comunque la leadership in Calabria, ma anche in questo comune il dato è in leggera flessione. Il 2009 infatti aveva fatto registrare il 73,68% di raccolta differenziata. I dati medi della Calabria comunque parlano di 11,89% di raccolta differenziata, che equivale ad un calo generale dello 0,04 rispetto al 2009. Dato positivo è quello relativo alla quantità di rifiuti prodotti, 802.000 tonnellate, rispetto alle 833.000 del 2009. Dall'ultima edizione del report rifiuti emerge anche il 18% dei comuni, 74 su 409, non ha risposto alle comunicazioni ufficiali che l'ARPACAL ha trasmesso per richiedere i dati. 13 comuni hanno comunicato di non fare raccolta differenziata. Tra i comuni della costa tirrenica spicca il 26,77% di raccolta differenziata del comune di Praia e l'assenza dei dati dai comuni di Aieta, Verbicaro ed Acquappesa. Ammontano a ben 20 milioni di euro le risorse disponibili per le nuove attività imprenditoriali giovanili in Calabria. L'avviso pubblicato sul BURC è destinato alle imprese giovanili i cui titolari abbiano un'età compresa fra i 18 e i 40 anni, classificate come micro e piccole imprese. A quelle che intendono realizzare piani di sviluppo aziendale nell'ambito di proprie unità produttive locali ubicate nel territorio calabrese, il piano permette di beneficiare di un contributo in conto capitale nella misura massima del 70% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione dei piani di investimento e del 50% per le spese ammissibili sostenute per la realizzazione del piano integrativo dei servizi reali. Tutte le informazioni sono comunque reperibili sul sito della Regione Calabria www.regione.calabria.it nell'area attività produttive. Ci spostiamo adesso a Lauria, il gruppo di minoranza Lauria Libera Italia dei Valori con l'associazione Giovane Lucania propone il dibattito sul centro storico con una proposta di sviluppo e marketing territoriale. Vediamo di cosa si tratta. Parte il dialogo intorno al futuro del centro storico di Lauria. A presentare la proposta di massima per lo sviluppo del borgo, il gruppo consiliare Lauria Libera Italia dei Valori in collaborazione con l'associazione Giovane Lucania. Il processo è molto semplice, si basa soprattutto sul rilancio di quelle che sono le attività imprenditoriali attraverso un meccanismo di associazionismo che vede nella fidelizzazione, ovvero nel marchio di un'area, individuare un marchio per quella che può essere quest'area nel rilancio e soprattutto instaurare gli insediamenti nel centro urbano attraverso una serie di politiche di incentivazione. Marketing territoriale che prevede allo stesso tempo incentivi dal punto di vista fiscale per chi intende avviare un'attività. Il centro storico come vetrina di un territorio omogeneo che guardi ad uno sviluppo globale e soprattutto sostenibile. Si potrebbe fare riferimento, e su questo ci ripiegheremo, e ai fondi europei, ma in particolare ai finanziamenti che sono stati messi in atto dalle attività produttive Smart Cities e Smart Communities, ovvero comunità intelligenti e città intelligenti, che sono mirati proprio allo sviluppo delle tecnologie verdi per quanto riguarda i trasporti, all'efficientizzazione energetica, alle opere strategiche per quanto riguarda il deflusso del traffico. Un progetto corposo presentato anche sotto forma di mozione consiliare per trasformare la teoria in pratica. È l'ente che avrà lo scopo di coordinare un po' tutti i soggetti che partecipano e che possono partecipare a questa proposta. Quindi andiamo dalle associazioni di categoria, dalla Proloco, perché oltre allo sviluppo delle attività produttive bisognerà anche incentivare un po' la presenza sia dei cittadini e quindi delle aree limitrofe, ma anche il centro storico visto come un attrattore turistico e quindi organizzazione di eventi, soprattutto nel contesto in cui Lauria si trova, cioè la vicinanza di Maratea, del Pollino, del Monte Sirino, e quindi sviluppare una tipologia di turismo destagionalizzata. Sarà inaugurata sabato 16 giugno alle ore 10 ad Acqua Formosa nel Parco Nazionale del Pollino la prima area faunistica per uccelli rapaci della Calabria. Dopo l'inaugurazione e la benedizione della struttura seguirà un dibattito dal titolo L'area faunistica per il rilancio e lo sviluppo del Parco Nazionale del Pollino. Alla presenza dell'assessore della provincia di Cosenza al patrimonio faunistico Biagio Diana, Mauro De Logu della facoltà di veterinaria dell'Università di Bologna, Giuseppe Graziano, vice coordinatore regionale Calabria Corpo Forestale dello Stato, oltre al presidente del Parco Nazionale del Pollino Domenico Pappaterra, agli assessori regionali Francesco Pugliano e Michele Trematerra, e al presidente della provincia di Cosenza, Gerardo Mario Oliverio. A Tortora adesso nuova veste e nuovi servizi al cittadino per il sito del comune che è online da ieri sera.
Nuovo look e nuove funzioni per una maggiore fruibilità online dei servizi per il cittadino. Si presenta così nella rete il nuovo sito del Comune di Tortora, curato dal consigliere comunale con delega alle nuove tecnologie, Sergio Tranchino, è raggiungibile all'indirizzo www.comunedittortora.it. Abbiamo creato un portale multifunzionale, afferma Tranchino, che offre al cittadino servizi utili, dall'albo pretorio che rende tutti gli atti amministrativi visibili, a continui aggiornamenti sulle attività del territorio, informazione dalla pubblica amministrazione, oltre a un'interfaccia con i social network. Il sito, grazie all'uso di nuove tecnologie, presenta un sistema di navigazione maggiormente intuitivo. L'obiettivo, spiega Tranchino, è l'abbattimento del digital divide, ovvero la barriera digitale che separa il cittadino dalle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. In questa fase storica, commenta il sindaco Pasquale Lamboglia, la digitalizzazione della pubblica amministrazione è ineluttabile. Bisogna sfruttarla per efficientare la macchina amministrativa e rendere il cittadino partecipe di questo processo di modernizzazione. L'evoluzione del nostro portale, aggiunge, si accompagna alla digitalizzazione di altre modalità operative, dalla consultazione degli atti alle informazioni utili al cittadino, ai modelli per le domande, le autocertificazioni e la parte turistico-culturale per i nostri turisti. L'ammodernamento amministrativo del Comune di Tortora prevede altre novità come la digitalizzazione di alcuni uffici con nuovi software e la produzione di documenti digitali in ossequio al rispetto dell'ambiente con l'abbattimento del ricorso alla carta. Per questo motivo, afferma Tranchino, ogni impiegato comunale ha ora a disposizione una propria casella email dove ricevere le comunicazioni dell'amministrazione, dei relativi uffici e la propria busta paga. Lo stesso, conclude Tranchino, vale sia per i consiglieri di maggioranza che di minoranza. Uno sguardo al tempo previsto domani al sud e in Sicilia, cielo per lo più sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti sulle zone interne di Campania, Molise e Basilicata, ma con scarsi fenomeni. Temperature massime in diminuzione o stazionarie, venti da deboli a moderati quelli occidentali sulle regioni meridionali, da mosso a molto mosso il Mar Tirreno. Appuntamenti in regione per domani: a Reggio Calabria si vota per l'elezione del nuovo rettore dell'Università Mediterranea. Le operazioni di voto iniziano alle 9, la cittadella universitaria si chiudono alle 17, in caso di mancato raggiungimento del quorum si torna a votare il 15 giugno. A Cosenza, iniziativa sul tema la politica di coesione promossa dal Parlamento e dalla Commissione europea e dalla Presidenza del Consiglio nell'ambito delle lezioni d'Europa. Alle 10 all'aula Caldora dell'Unical. A Verbicaro invece alle 17.30 seduta urgente e pubblica del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno la nomina della Commissione Terremoto e cessione di terreno in località San Francesco per la ricostruzione del fabbricato demolito in via Roma. È davvero tutto per questa sera, vi ricordo che potete segnalarci tutte le notizie a redazione @rete3.tv. Non mi resta che augurarvi una buona serata e ricordarvi l'appuntamento con la rassegna stampa domani mattina alle 9 con la prima edizione del TG alle 13.45. Buona serata.